Tutto come da programma, l'estate si annuncia più libera a livello di restrizioni dal 15 giugno, saluteremo anche le mascherine al chiuso, ma soprattutto dalle infezioni. La diminuzione è lenta ma costante, ieri i nuovi casi di Covid sono stati poco più di 17.000 con un tasso di positività al 9,5%, 79 i decessi, una tendenza che dura ormai da settimane. Anche negli ultimi 7 giorni, certifica l'Istituto Superiore di Sanità nel suo consueto monitoraggio, in calo tutti i parametri. Dai contagi alle ospedalizzazioni, dall'RT all'incidenza, adesso a 207 casi ogni 100.000 abitanti. Tutto questo però mentre la campagna vaccinale, soprattutto la somministrazione della quarta dose, resta al palo. Quasi 7 milioni le persone che non sono mai state vaccinate, ma oltre 2 milioni 800 mila di queste, segnala la Fondazione Gimbe, sono ancora in qualche modo coperte dopo aver contratto l'infezione. Con l'autunno i contagi torneranno però a salire, per questo si comincia a parlare sempre più insistentemente di una dose annuale per tutti, con nuovi vaccini aggiornati, un po' come funziona per l'influenza stagionale. Abbiamo il vaccino che deve essere assolutamente un vaccino tarato sulla variante Omicron, non certamente il vaccino vecchio che non ha nessuna utilità in questo momento, e probabilmente sulla base dei numeri, dei dati che noi avremo a settembre, si deciderà come vaccinare e chi vaccinare per fare un richiamo annuo, così come si fa per l'influenza. Una nuova strategia per il prossimo autunno in Italia come in Europa, per questo la Commissione europea ha raggiunto un accordo sia con Pfizer che con Moderna per garantire che la consegna dei vaccini sia adattata alle esigenze degli Stati membri. Sulla base di questo le due aziende hanno già annunciato il rinvio della consegna di milioni di dosi già previste per il secondo trimestre di quest'anno.